Buongiorno, benvenuti tutti quanti alla rassegna stampa di oggi mercoledì 11 aprile. Vi dico subito che questa sera ci abbiamo Matrix e io ho un sacco di cose da dirvi per questa rassegna stampa di oggi, quindi cerchiamo di essere sintetici perché non possiamo essere troppo lunghi, ma oggi sono tanti gli argomenti divertenti che fanno discutere. La politica, oggi il tema della politica che cambia, come sapete, ogni giorno è che il Presidente della Repubblica potrebbe dare un mandato a un esploratore, cioè qualcuno che esplori il Parlamento. Vi ricordate, mi sembra fosse nel 96, ma qualcuno lo ricorda, insomma una stronzata per prendere tempo che serve a zero. Il vero dato fondamentale politico oggi è uno solo, cioè le dichiarazioni di Dario Franceschini, che è una corrente del PD e che dice una cosa molto semplice dal suo punto di vista: abbiamo responsabilità nel nel non far nascere un governo tra PD e tra Movimento 5 Stelle e Lega. Questo è quello che dice oggi Franceschini, quindi un'apertura del PD alla sua possibilità governativa, che è quello che vuole sostanzialmente il Presidente della Repubblica, cioè non vuole, sembra ormai chiaro da tutti i retroscenisti, un governo fatto soltanto da Lega e Movimento 5 Stelle, perché quello è un governo tra virgolette populista per il Presidente della Repubblica e quindi vorrebbe dentro o il PD o Forza Italia, di modo tale che si moderi. Vedremo come andrà a finire. Oggi Polito sul Corriere della Sera dice una cosa, io stimo molto il giornalista, come giornalista Polito, dice una cosa allucinante, allucinante nei termini diciamo della politica, ma è come quello che scrive Gramellini che mi ha fatto venire i brividi, tra poco ve lo dico quello che scrive Gramellini. Cosa scrive Polito? Dice: in realtà la democrazia è una cosa importante, però bisogna dare un governo a questo paese e quindi i partiti devono fare un passino indietro, cioè devono anche rinunciare alle loro prerogative, come si scrive, per fare l'interesse del paese bisogna avere un governo e quindi l'interesse del governo è superiore all'interesse di mantenere la coerenza con le proprie impostazioni ideali. Quindi voglio dire, io ho votato un partito, il partito ha un interesse superiore a fare il governo e quindi può fottere quello che mi ha raccontato negli ultimi periodi a me, visto che poi quando si governa è evidente che non si può fare tutto quello che si dice in campagna elettorale. Questi sono gli stessi giornalisti che poi denunciano il fatto che i governi non fanno quello che hanno promesso, ma se loro stessi dicono che pur di governare si deve smentire il programma per cui si è fatto, si entra in un impasse incredibile. Insomma, io trovo una di quelle articoli ben scritti e ragionevoli che nascono dall'esigenza, scusate quanto sono spettinato, cioè l'esigenza che un governo si faccia, e mi sembra che l'articolo del Corriere della Sera e tutta l'impostazione del Corriere della Sera degli ultimi mesi, cioè fate un governo ma il PD è morto, è in piena linea il pezzo di Polito. Travaglio oggi ci spiega in un pezzo lo strillone del Movimento 5 Stelle, quando parla di economia parla di cose che non conosce, e oggi si è inventato un pezzo spiegandoci per quale motivo il programma del Movimento 5 Stelle è diverso da quello della Lega, e ci sono alcuni motivi che ha scelto, selezionati diciamo a capocchia come gli pare a lui. Ci ha spiegato che il reddito di inclusione è praticamente la stessa cosa del reddito di cittadinanza, minchiate di questo tipo. Se avete voglia leggetevi lo strillone del Movimento 5 Stelle, perché come sapete il Fatto vuole assolutamente che il Movimento 5 Stelle si unisca al PD, cosa peraltro che è molto ragionevole. Oggi basta leggere, anche perché più che il programma è l'identità culturale, cioè la sinistra oggi più che votare Lega, secondo me ha votato Movimento 5 Stelle, motivo per il quale è incredibile pensare alla Lega con Movimento 5 Stelle. Oggi la Camusso dice, Corriere della Sera, sintonia Movimento 5 Stelle CGL. Sapete su che cosa? Abolizione dell'articolo 18! Abolizione, ritorniamo con l'abolizione dell'articolo 18, applausoni della sinistra, e quando vi dicono bisogna fare un governo perché dobbiamo trovare e risolvere il problema del lavoro, come si risolve il problema del lavoro? Abolendo l'articolo 18. Siete dei geni totali. CGL, che è quella che ha fatto il partitino di merda che ha preso 3 voti, non perché lo siano di merda, ma perché non ha preso nulla, cioè Libera e Uguale, adesso va sul Movimento 5 Stelle quando è troppo tardi. La storia che però io vi voglio raccontare è della senatrice Bogo. Sentite questo nome e cognome, senatrice Bogo. Allora, la senatrice Bogo è stata eletta nel Movimento 5 Stelle e lei si occupava, era una dirigente dei servizi sociali di un piccolo comune sardo. Tutto a posto, no? Sardegna vince il Movimento 5 Stelle, lei è la dirigente comunale che si occupa dei servizi sociali, gente che potrà dare grandi contributi alla crescita del lavoro di questo paese, ma questo è un giudizio che do io. La senatrice Bogo è stata 243 giorni, cioè tre giorni prima della sua elezione, in malattia. Era in malattia al comune 243 giorni. E sapete perché la senatrice Bogo del Movimento 5 Stelle era in malattia?
perché era stressata, perché era molto stressante il suo lavoro di occuparsi di solidarietà, di più deboli, come dirigente dei servizi sociali del, comune, del piccolo comune sardo. Era stressatissima, non ce la faneva. E cosa ha fatto la senatrice, caro Daniela? Cosa ha fatto la senatrice Bogo? Si è messa in malattia, pagata da noi, 243 giorni. Quando voi pensate, onestà, 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 il partito degli onesti, come risolviamo il problema del lavoro? Il problema del lavoro si risolve: prima si trova un lavoro in un piccolo comune per occuparsi dei deboli, poi ci si mette in malattia e poi si vince il seggio senatoriale dopo due giorni, facendo una campagna elettorale non più stressata. Allora, cosa è più importante? Fare la battaglia contro quei cattivoni dei vitalizi che valgono un sacco di soldi e che sicuramente sono un privilegio, o, cari amici miei del Movimento 5 Stelle, prendere a calci nel sedere una vostra neosenatrice che è stata 245 giorni in malattia, pagata da tutti noi? Gramellini, oggi, ci sono due fondi oggi che vi leggo, due piccoli, diciamo, rubriche, quella di Gramellini e quella di Mattia Feltri. Quella di Gramellini in parte, che è proprio l'Italia de sinistra. Facciamo così, se voi guardate questa zuppa e vi leggete Gramellini, scegliete, o state con questa zuppa o state con Gramellini, o è bianco o è nero, o è alto o basso. Voi leggetevi la zuppa di oggi, è il concentrato, io lo adoro, perché è il concentrato di tutto quello che io non sono. Sapete cosa succede? Dei genitori vengono condannati a pagare 100.000 euro di multa perché il figlio aveva mandato col suo cellulare delle foto di una ragazzina nuda, sua coetanea più o meno, minorenni. Siccome c'è una responsabilità dei genitori nei confronti dei minorenni, viene multata i genitori. Non entra nel merito di questa vicenda, io non entro nel merito neanche io di questa vicenda, giusto o sbagliato i 100.000 euro, giusto o sbagliato spagare i genitori, ma entra sul principio educativo Gramellini, ed è il motivo per il quale l'Italia, secondo me, è un paese morto. Perché sapete cosa dice Gramellini sul Corriere della Sera, il giornale della borghesia italiana, quello che ci dice più lavoro, più merito? Beh, i genitori che cosa potevano fare? Cioè, li hanno multati, ma che cosa potevano fare? Mica potevano chiuderlo, mandarlo a letto senza cena. Sì, potevano mandarlo a letto senza cena. Oppure, perché si sarebbe chiuso in camera con l'iPad e l'iPhone, avrebbe fatto casino. E no, potevano chiuderlo in camera con senza iPad e senza iPhone, caro Gramellini. E Gramellini la vede questa ipotesi, ma se l'avesse mandata in camera senza iPad e senza iPhone, avrebbe violato i diritti e la privacy del ragazzino. Se gli avesse preso le password, avrebbe violato la privacy. Se l'avesse messo, l'avrebbe sconnesso dal mondo, se gli avesse tolto l'iPad. Caro Gramellini, non è che questi giudici non hanno figli adolescenti, e che io temo come tu stia educando i tuoi figli adolescenti. Se un bambino, un ragazzino a 14 o 15 anni si comporta in una certa maniera, i genitori hanno il dovere, non il diritto, di mandarlo a cena, a scegliere la sanzione che più gli è comoda, come le sanzioni ci sono in tutto il mondo, in qualsiasi vita, in qualsiasi società, forse non nel tuo programma che fa l'1,5% e viene ancora trasmesso come se fosse un grande successo, perché è Gramellini. Ma il punto sostanziale è che le sanzioni esistono, e un figlio che fa delle puttanate lo si chiude in stanza e gli si toglie l'iPad e gli si toglie anche il telefonino. Non è difficile da capire. Ma qual è la soluzione di Gramellini? Un colpevole c'è, non è il ragazzino, non è i genitori che non lo educano, non sono, ma semmai che vogliono fare delle sanzioni e delle punizioni che non si devono fare. Sapete di chi è la colpa? Dei produttori, dei tremendi multinazionali americane che non mettono i filtri adeguati su questi telefonini. Cioè, il problema è degli altri, è dello Stato e delle multinazionali, non della famiglia. Io dico, mi viene, guarda, la rabbia uguale e simile e contraria, anzi identica a quella di sentire la Cirinnà che dice che è incredibile avere messo, ha messo quel manifesto sulla via Gregorio VII riguardo alla libertà di scelta pro-life. E questa è la cultura, è una cultura per cui siamo morti, per cui siamo morti. Il secondo pezzo che vi faccio vedere, che invece secondo me è quello che dobbiamo e sappiamo leggere, straordinario, di Mattia Feltri sulla Stampa, in cui dice tutti gli applausi, bravo, bravo al PM De Matteo che diceva, e qui anche la destra berlusconiana è quella che in altri casi applaude, o la Lega applaude, vogliamo più arresti, più ispezioni, vogliamo più sequestri preventivi, vogliamo un sacco di misure in più per essere tosto la cattiveria e la durezza dello Stato. Però dice, scusami caro PM, tu sei lo stesso PM, si chiede Mattia Feltri, che ha sequestrato beni tra cui 10 negozi alla famiglia, una famiglia adesso che non mi ricordo, siciliana, e dopo che tu
hai sequestrato questa roba, questi qui sono stati completamente prosciolti, ma sono stati prosciolti dopo 2-3 anni e quindi sono falliti, sono andati sul lastrico loro e non so, 100 famiglie che lavoravano grazie a quel cazzo di sequestro preventivo per i quali sei applaudito dal popolo del Movimento 5 Stelle, che è lo stesso popolo che chiede lavoro, 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 lavoro in più, e poi il PM che si permette di fare un sequestro uccide il lavoro, così come lo uccide una vostra cara senatrice Bogo, che per 245 giorni è stressata e non lavora e poi diventa senatrice. Questo è il mondo, no, della gigantesca ipocrisia di sinistra. Quindi alla fine lo strillone Movimento 5 Stelle, cioè Travaglio, ha ragione. Questi del Movimento 5 Stelle sono la sinistra, ma sono la sinistra non di Renzi, la sinistra storica di questo paese, per cui diritti, 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 tanto siamo noi a pagarlo. Straordinario Gramellini e Feltri. Sulla crisi siriana, vabbè, Zucconi dice e sarà una manovra diversiva di Trump, questa follia di iniziare una guerra per interposto paese e dittatore, quindi la guerra in realtà non è ad Assad, ma è a Putin chiaramente. Macron invece che cosa fa, caro Zucconi? Crollato nei sondaggi, fa il duro sull'immigrazione con i doganieri e fa la sua guerretta che serve sempre a tutti quanti. Sui tutor avete letto tutti quanti ovunque, il brevetto dei tutor era di una piccola azienda di Greve in Chianti, 2-3 persone, le autostrade pare non gliel'abbiano pagato quanto dovrebbero, ma la cosa incredibile è che scrivono pochi giornali, 5 processi e non è ancora finita per stabilire il benedetto tutor è dell'autostrade o di questa piccola ditta in Chianti. Lavoro, 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 ma se in 5 anni non c'è un cacchio di giudice che mi stabilisce di chi è un brevetto, ma si può lavorare in questo paese? Quelli di Greve in Chianti dicono è mio ed è stato copiato, autostrade dicono che non è stato copiato, prima una sentenza della Cassazione dice che è stato copiato ma non vuol quantificare il danno, arriva la Corte d'Appello che dice è stato copiato ma non quantifica il danno e lo rimanda in Cassazione, 5 sentenze ancora non si riesce a uscire da questa vicenda. L'unica cosa che si sa è che è stato fatto questo brevetto da una piccola ditta e che quella piccola ditta, per definire quant'è il risarcimento, ancora deve aspettare. E intanto e nel frattempo le autostrade cambiano questi tutor che comunque, non vi preoccupate, ci beccheranno nei prossimi giorni. Ah sì, l'ultima notizia ovviamente è il no, sulla burocrazia vi voglio ancora dire, straordinario, lo cita soltanto il Corriere della Sera di oggi, ve lo ricordate il centro multifunzionale di Norcia? Arriva il nuovo terremoto e il sindaco di Norcia, Alemanno, indagato insieme a Boeri perché aveva fatto quel centro polifunzionale dove dice quando ci sono i terremoti, le scosse, non sappiamo dove andare, il sindaco e l'avvocato scrivono ai procuratori, dicono urgentemente fateci riandare le persone in questo centro polifunzionale, cari magistrati, adorati magistrati, miei signori magistrati, perché c'è terremoto e quel centro serviva proprio per quello, per trovare un rifugio quando c'era il terremoto. Scrivono pregando, chissà con quanto costernati questi avvocati, a questi magistrati che possono tutto, che avevano messo i sigilli al centro multifunzionale, avevano indagato il sindaco e Boeri. E beh, i sindaci, i magistrati dopo un mese dicono sì, vabbè, visto che ieri c'è stata una scossa, potete usare quel centro polifunzionale, che serve esattamente questo, a dare un rifugio sicuro a gente che ancora non c'ha una casa e che almeno vorrebbe avere un posto dove stare quando ci sono i terremoti. I magistrati seguissero le leggi, sono sempre ragione, Di Matteo, onestà, 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 applaudiamoli tutti, no? In un gigantesco congresso fatto da Gramellini, dal Movimento del 5 Stelle e da tutti loro, di tutta quella bellissima sinistra che è per i magistrati, per l'onestà, contro la corruzione, contro i terremoti, contro la libertà di poter mettere un manifesto pro-life, è tutto identico mondo che dai giornali c'è un grande applauso. In questo mondo qual è la nostra libertà? Questa, amici miei, Facebook, la possibilità di andare oltre a queste merde che scrivono sempre le stesse cose. E oggi viene interrogato Zuckerberg dal Senato con la faccia da scolaretto, chiede scusa, dice ho sbagliato. Ma i giornali italiani che dicono? Il punto per il quale è sbagliato Zuckerberg, cari amici miei, viene confuso. Il problema di Zuckerberg oggi, i titoli dicono, fake news e privacy sono due cose diverse. Una cosa è se lui prende i miei dati, la mia privacy e la vende a qualcuno, come è avvenuto negli anni scorsi e dice di non fare più. E l'altra cosa è pretendere da Zuckerberg che entri nei discorsi che fa Porro e che dica quello di Porro è giusto o sbagliato, una fake news o non è fake news. Io ho orrore dell'idea che quel ragazzino si occupi di quello che è giusto o sbagliato in quello che io
io sto dicendo. E su questo sbagliamo tutti quanti a pensare che ci voglia un maggior controllo, ci vogliono maggiori zuppe, ci vogliono maggiori condivisioni, ci vogliono maggiori social network, non maggiore controllo da parte di una società privata dei nostri contenuti, perché questo vuol dire contestare le fake news. Il rischio vero è che qualcuno si occupi delle news definendole fake, come oggi Travaglio finisce il suo pezzo dicendo l'idea che il Movimento 5 Stelle e la Lega abbiano un programma simile è una fake news. No, è una tua opinione, è una tua opinione, non è una fake news, perché qualcuno può pensare che siano simili sull'immigrazione e su tante altre cose, mentre invece lui la definisce fake news. E allora se quella è una fake news io non mi posso permettere di dirla su internet. Ma ragazzi, questo è Orwell, quindi il problema oggi è diverso tra Zuckerberg, che viene interrogato dai senatori sulla privacy, rispetto a quello che lui avrebbe potenzialmente permesso di fare ad altri sul suo sito, da russi, non russi, afghani, quello che volete. Facile, no? E ha ragione Françoise, è come per Jacoponi, se non lo fate entrare non ci si parla. Ecco, oggi i giornali danno tantissimi spunti, leggete Gramellini, leggete Mattia Feltri e vi rendete conto come ci sono due mondi completamente diversi. Questa sera c'è Matrix, abbiamo 105 Matrix alle 19, abbiamo la trasmissione Matrix stasera alle 23:30 dopo la partita, oggi i giornali sono pieni ovviamente della romantada, come l'ha definita il tempo Chiocci, di questo lo sapete, nella zuppa ne parliamo poco, però se vi è piaciuta anche alla mamma del mio amico, condividetela, della mia amica, condividetela. Che altro voglio dire? Direi basta. Sito nicolaporro.it per tutte le altre informazioni. Ciao!